Girl, you know you got to comply, don't give me the fight, just give me the try. Now about that shy, come and I'll send us some fight. One thing me have to tell you is the reason why shun that part. Give her the love, become a well super fly. Girl, check me, cause you don't know, so you erect me. And my wife give you this, I love you directly. You make me get in the vibe through your sexy. I you know your body perfectly. Shape and designer, girl, can you angle the grinder? Per il posticipo della quarta giornata i cugini di San Giorgio, siamo qui con Davide Battiato, buonasera. Giocatore del San Giorgio, buonasera a lei. Battiato, ottima gara la vostra, diciamo, nel complessivo, un punto di vista sulla sua partita. Ma io penso un'ottima prestazione del gruppo, una squadra molto combatta, amici in campo e fratelli fuori il campo, e quindi tutto ciò si ripercuote all'interno del rettangolo di gioco. L'unione fa la forza. Facendo un'attenta analisi alla partita, avete chiuso il primo tempo sul 2-0, però è stato un primo tempo abbastanza equilibrato. Sì, il primo tempo è stato equilibrato, però il mio compagno di reparto, Orazio Ganci, ha quei numeri che ti portano a rompere gli equilibri contro qualsiasi avversario. Infatti la vittoria probabilmente il 60% grazie a lui e 40% del gruppo, perché è un grande bomber. Lei ha realizzato l'ultimo gol, diciamo il KO finale. Sì, diciamo che ho approfittato di un momento praticamente infuocato della partita, dove loro erano tutti avanti a cercare questo gol che potesse riaprire la partita. Io approfitto di un contropiede,
non corro più come quando avevo 20 anni, però uso l'esperienza e magari su 3-1 la butto lì dentro. Ormai la sua squadra ha punteggio pieno, l'obiettivo? L'obiettivo non ci possiamo nascondere, l'ha detto la settimana scorsa anche il mio compagno di reparto Orazio Ganci. La squadra nasce dal di sopra, dal nostro presidente, una persona molto seria, lui e il suo socio non ci fanno mancare nulla, ci fanno divertire e altrettanto con il nostro impegno massimo cerchiamo di ricambiare i loro sacrifici e non gli sforzi economici. Battiato, hai segnato il gol, diciamo, della vittoria. Sì. Da migliore in campo, a chi vuole dedicare la prestazione di questa sera? La prestazione di stasera la dedico a mio figlio che è sempre con me, la mia mascotte, Danilo Battiato. Logicamente ai presidenti, alla società completo e ai miei compagni. In particolar modo ce l'ho nel cuore mio cugino Daniele Cristaldi, che è praticamente l'ideatore di questa creatura. Diciamo che è anche l'allenatore e giocatore della squadra. Diciamo che è il nostro tutto. Giocatore, allenatore, dirigente, tutto. E amicone nello spogliatoio. Va bene, ringraziamo Davide Battiato e lo rinviamo alla prossima intervista. Complimenti per il vostro lavoro, siete molto professionali. Una buona serata. Grazie. Arrivederci. Buona serata.